Ciao a tutti, bentornati. Oggi vi propongo le ciambelline dolci alle carote, perfette per la colazione o per la merenda, ed oltre al delicato sapore delle carote, presentano una consistenza umida e morbida e, conservandole all'interno di un contenitore ermetico, manterranno perfettamente la loro sofficità. Vediamo quindi gli ingredienti e prepariamole insieme. Iniziamo pelando 240 g circa di carote, tagliandole a pezzi. Mettiamole all'interno di un frullatore e aggiungiamo il succo di un'arancia, 90 ml circa. Aggiungiamo anche 80 ml di olio di semi di girasole e frulliamo il tutto fino a ridurre ad una purea. E quindi mettiamo da parte fino al momento dell'utilizzo. Dopodiché ci serviranno due uova a temperatura ambiente e 200 g di zucchero a velo. Lavoriamo con le fruste elettriche finché otterremo un composto chiaro e spumoso. Adesso aggiungiamo 100 g di farina di mandorle, la scorza grattugiata di un'arancia e un pizzico di sale. Continuiamo a lavorare con le fruste elettriche. Uniamo la purea di carote ed infine setacciamo 200 g di farina 00 e una bustina di lievito per dolci. E amalgamiamo tutti gli ingredienti. Adesso prendiamo gli stampi in silicone adatti per le ciambelline. In alternativa potete usare semplicemente i pirottini di carta. Spennelliamo gli stampi in silicone con dell'olio di semi di girasole e con l'aiuto di un piccolo mestolo o un cucchiaio versiamo il composto, fermandoci a un centimetro sotto il bordo. Le ciambelline adesso sono pronte per la cottura e quindi forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20 minuti circa. Terminata la cottura, facciamo raffreddare completamente. E quando gli stampi in silicone saranno completamente freddi, questo passaggio è importante, le ciambelline si staccheranno con facilità. Bene cari amici, spero che questa ricetta vi sia piaciuta, vi ringrazio per la visione di questo video, come sempre vi abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!